di metafora, immaginiamo che c'è una porta che si può chiudere e si chiude tutto. Se si apre, si apre tutto. Illustre Presidente della Repubblica, professor Sergio Mattarella. La mia famiglia ha accolto 6 profughi in casa. Un'avventura incredibile. Se senti in televisione, tante volte dicono arrivano questi stranieri qua, ci rubano il lavoro, così. Qui non è affatto così, anzi, danno a noi l'opportunità di lavorare, di conoscerli, di stare insieme. Ci è piaciuto accoglierli lavorando insieme, facendo arte assieme, perché di questo siamo convinti, che intrecciandosi costruiamo un futuro e una città migliore. L'accoglienza non è eterna e bisogna avere il coraggio, lo Stato, di creare un modello di riferimento per tutti. Però bisogna seguirle queste persone, non abbandonarle. Questa lotta tra chi accoglie e chi non accoglie non finirà mai. La lotta costante, il giorno e la notte, il bene e il male, un equilibrio da continuare a ritrovare, da spostare sempre un po' avanti. Da questi movimenti provo a conquistare un metro di infrastruttura, una stanza di accoglienza. Avete molto di più di quello che io pensavo. E qui la famiglia è tutti insieme. Abbiamo dato una speranza a chi è arrivato, ma in questo modo l'abbiamo data anche a noi stessi.